Alle mie spalle i ragazzi del nostro percorso IFP stanno seguendo il corso di PNT caduta. È un corso particolare perché è obbligatorio, ma si chiama non normato, non c'è una legge nazionale che dica di quante ore. In edilizia si usano le 8 ore teoriche, 4 pratiche. Adesso stanno utilizzando una serie di accessori, hanno scoperto che si chiama la terza categoria, salvavita, quindi tutto è veramente molto particolare come cultura, come conoscenza. Non basta le ore teoriche, devono anche provare a utilizzare una linea vita, capire che vanno progettate, che vanno calcolate, non si mette un qualsiasi tipo di casco, l'imbracatura, anche lì la qualità è importante, non può costare 20 euro l'imbracatura, perché dipende dal tipo di lavoro. Hanno visto quanto è importante sentirla addosso, si chiama ergonomia in questo caso, una parola complessa, ma per loro hanno compreso invece l'importanza. Controllare le funi, controllare i cordini per i danni, hanno imparato in modo molto pratico. Quindi anche ragazzi così giovani ora possono accedere a una forma di lavoro di grande rischio. L'edilizia, la maggior parte degli infortuni sono dall'alto, le cadute, e hanno compreso quanto è importante la qualità della formazione con addestramento.